ci stai nel cuore di Siamo intesi. Continueremo a fingere la nostra lealtà alla regina fino a quando l'alveare non sarà ultimato. E quando il castello sarà finito, scacceremo la regina dal trono e prenderemo il potere. Bisogna fare molta attenzione. Fino a quel giorno dovremo usare la massima prudenza. Ci comporteremo come abbiamo fatto sempre affinché non si sospetti del complotto. I nostri sforzi saranno ampiamente ricompensati in seguito. Ed ora, in nome della nostra alleanza, abbasso la regina! Abbasso la regina! Dov'è andata? Non la vedo da nessuna parte. Si sarà rifugiata dietro le rocce. Attenti a non farsela sfuggire. Qui non c'è. Proviamo a guardare più avanti. Svegli, andiamo. Neppure qui c'è. Cerchiamo in quella direzione. Mi raccomando, tenete gli occhi ben aperti. Grazie, mi hai salvato la vita. Non ringraziarmi, anche tu mi salvasti la vita quella volta che il ragno tentò di uccidermi. Adesso siamo pari. Beh, allora sei stato gentile. Devo dirti una cosa, Maga, non ti ho mai dimenticato. Sei l'unica che finora mi abbia trattato bene. Ciao, simpaticone, spero di rivederti. Oh sì, anch'io. Oh, arrivederci, amica. Attenzione con quei mattoni. Forza, attenzione, passami la calce, forza. Avanti, anche a me un po' di calce. Coraggio, giù i mattoni, dai. Forza con quella carrucola. Piano, piano. Lentamente. Ecco, così, ecco, sì. Mi raccomando, sì. Maya, il sospetto che alcuni dei miei soldati stiano organizzando una ribellione è assurdo. Ma li ho sentiti complottare contro di te, proprio con le mie orecchie, mamma. Non è possibile, avrai capito male. Io mi fido di Jim e Terry. E non dimenticare che un giorno diventeranno i tuoi soldati. Bene. E adesso, se permetti, mamma, mi ritiro. Ma che cosa ti succede? Perché non resti con me? Voglio restare sola. Maya, torna indietro! Maya! Buon pomeriggio, principe. Devo trovare mia sorella. Sono sicura che lei mi crederà. Che c'è, Jim? Una cosa grave. Non so come, ma la principessa ha scoperto il nostro piano. Eh? Che cosa? L'ho sentita io parlare con la regina. E la regina? Lei ha detto che non era possibile e che si fidava di noi completamente. Per il momento siamo stati fortunati. Molto bene. Dobbiamo far tacere Maya. Seguitela, non perdetela d'occhio. Lascia fare a noi. E ora cosa facciamo? Non perdiamo la testa.
Appena finito di lavorare, sistemeremo la questione. Idioti, ve la siete fatta sfuggire e voi sareste le mie spie. Perdono, maestà, perdono. Razza di idioti! Grandi e grossi come siete, non riuscite neppure a catturare una piccola ape. E non restatevene lì impalati. Che cosa aspettate per andare a cercarla? Andiamo! Andiamo! Sono sicuro che questa volta la troveranno. Non mi sfuggirai, ape magà. Magà? Sì, è mia sorella, ti prego, dimmi se per caso ne hai sentito parlare. Non mi sembra. Non dormire, ti sto facendo una domanda. Rispondimi, vuoi rispondermi? Aiuto, aiuto, aiuto. Dormiglione. Ma guarda un po' che caratteraccio, per poco non mi buttava giù. Avanti, svegliati. Rispondi, hai visto passare un'ape? Rispondi, hai visto passare un'ape? Certo, è andata da quella parte. Da quella parte? Forza, dividiamoci. Voi andate di là. Accidenti, non riesco a seminare. Come faccio ad andare da mia madre se continuano a seguirmi? Qui intorno non abbiamo ancora guardato, vero? No, diamoci un'occhiata. Devo riuscire ad informare la mamma della loro presenza. Stiamo solo perdendo del tempo. Proviamo da un'altra parte. Ora. Bene, sei venuta proprio a metterti sulla nostra strada. Questa volta non ci scapperà. Ho trovato. Da questa parte, presto, prendetela! Liberiamoci presto! Brigatevi con quella ragnatela! O si fuggirà un'altra volta, svegli! Ehi, nonna, hai visto passare un'ape da qui? Hai ragione, è una bella giornata. Eh? Che stai dicendo? Ma le belle giornate non durano a lungo, domani pioverà. Ricorda le mie parole, domani pioverà. Dannazione sorda. Via! Se ne sono andati. Ora puoi venire fuori. Grazie, signora Tignola. Di niente, chiunque combatta quei manigoldi è mio amico. Oh, allora non era vero che eri sorda. Quello che mi interessa sentire lo sento perfettamente e se invece non mi va non lo sento. Oh. È molto conveniente, non ti pare? Oh, sì, certo. Magà, dove sei? Magà, rispondimi! Magà! Sta chiamando Magà? Quella potrebbe essere tua sorella. Ehi, tu, aspettami, torna indietro. Non andar di là. Magà è andata dalla parte opposta. Sto diventando vecchio. Torna indietro. Eccola, è laggiù, acciuffatela. Ma che sta succedendo? Cosa volete farmi? Aiuto, lasciatemi. Aiuto. Oh no! Aiuto, lasciatemi andare! Aiuto, Magà! Magà! Hai detto Magà? Aiuto! E anche lei da queste parti? Magà, vieni a liberarmi! Servendoci di lei come ostaggio, potremmo attirare Magà! Due piccioni con una fava.
ma che succede? Non lo so, quello che so è che non si può dormire. Sorellina mia, vieni ad aiutarmi. È stata un'idea brillante, vero? Certo, perché Magà verrà in suo aiuto. Oh, sono commosso. Questa storia mi intenerisce. Magà, sorellina mia, dove sei? E così anche le api sono alla ricerca di Magà. Vediamo se saranno capaci di trovarla. A noi andrebbe bene. Invece di catturare una sola ape, ne cattureremo due. Giusto, giusto. Ti sei fatto male? Ah, stavo cercando te, Magà. Dimmi, che c'è? Hai una sorellina di nome Maya? Sì, perché? Maya è stata catturata dai soldati di tua madre. Ma perché l'hanno fatto? Aspettano che tu vada ad aiutarla per far cadere in trappola anche te. È questo che vogliono, li accontenterò. Maya, verrò a liberarti. Mi offrirai l'ostaggio al suo posto. Lo farò. Ho deciso, lasciami. Voglio andare a salvare mia sorella. Lasciami, ti ho detto. Nessuno può trattenermi, lasciami. Per favore, Magà, cerca di ragionare. Ma com'è possibile che tu non capisca? Maya è in pericolo, ha bisogno di me! Cattureranno anche te, Magà! A me non interessa un bel niente di quello che può capitarmi! Oh, lasciami andare, ti prego, lasciami! Non ti lascerò fare questa fattiva! Devo riuscire a liberarla! Se ti prendono, non ne farai di aiuto! Insomma, lasciami! Tu non ci andrai! Con quale diritto mi trattieni? Se dovesse accadere qualcosa alla mia sorellina, io non potrei mai perdonarmelo! Non piangere, Magà! Trovo che sia giusto che tu voglia aiutare Maya. Ma devi promettermi di fare molta attenzione. Nessuno deve sapere che sei sua sorella. Altrimenti la vita di tutte e due sarebbe in pericolo. Va bene, sto tranquillo. Ti prometto che farò attenzione. Non dire a nessuno che siete sorelle! Succede nulla, l'ape Magà non si è ancora vista. Ti consiglio di agire lo stesso. Calma, so che è nelle vicinanze. Sii paziente. Quella dannata ape non arriva. Bisogna aver pazienza. Ormai avrà saputo che abbiamo catturato la sorella. Vedrai che si farà viva presto. D'accordo, se lo dici tu. Eccola, è arrivata. Molto bene. Sei la sorella di Maya, vero? Avanti, rispondimi! Forza! Coraggio, parla! No, non lo sono. Se non sei sua sorella, chi sei?
Sono un'ape vagabonda. Non ho né una casa né una famiglia. Sono sola. Perché l'avete imprigionata? Che cosa vi ha fatto? Vi propongo uno scambio. Liberatela e prendetemi. Dici sul serio? Affare fatto. Aspetta, Jim, non è sua sorella. Non ha nessuna importanza. Bene, piccola. Forza, legatela. La sua proposta mi interessa. Mantieni i passi. Mi hai promesso di liberare la prigioniera. Avanti, lasciala andare. Senz'altro, appena avremo scoperto se dici la verità. Tu sei Magà, la principessa. Avanti, rispondi. No, non è vero, non sono Magà. Mettetela di picco, mia sorella. Ho sentito bene, picco. Molto bene, dopo l'affermazione di Maya, cos'hai da dire a Magà e Maya le principesse? Vieni fuori, tu. Lasciami stare. Non toccarla. Coraggio, deciditi a parlare. Vi prego, non fatemi del male. Tieni a posto le tue luride zampe. E va bene, io sono Magà. Finalmente ti sei decisa, eh? Sorellina mia. Ed ora liberate mia sorella. Sono molto più utile io come ostaggio. Potete fare di me ciò che volete. Oh no, Magà. La situazione è in nostro favore. Occasioni come questa non capitano facilmente. Approfittiamone finché siamo in tempo. La regina dovrà trattare con noi. Vedrai che accetterà le nostre richieste senza battere ciglio. Proprio così. Andiamo! Adesso che tutte e due siete a conoscenza del nostro piano, è ovvio che non si possa lasciarvi in vita. Spiacente, ma non c'è alternativa. Sporchi vigliacchi! Non preoccupatevi per la mamma, vedrete che presto vi raggiungerà, ovunque voi siate. Maledetto! Grazie! Fuggite! Presto! Povero scarabeo! Sorellina! Maya! Scappiamo! Sì! Magà! Cosa ti è successo? Non posso correre, ma tu vuoi il castello ad avvertire la mamma. Deve sapere quello che è successo. Vola, Maya! No, Magà, non posso lasciarti sola. Tu verrai con me. Dammi retta, non c'è un minuto da perdere. Non posso abbandonarti. Che cosa ne sarà di te? Ti prego, Maya, va! Dove ti sono nascoste? Avanti, parla! Allora? Cosa aspetti? Io ne so nulla! È importante che tu vada al castello, Maya. Ti porterò con me, Magà. Non posso, cerca di capire. Allora resterò qui con te. Te la senti di combattere al mio fianco contro i calabroni? Sì. Bisogna preparare una bella trappola. Conosci gli aghi di pino? Sì. Devi fare in modo di raccoglierne quanti più possibili. Bene. Guardate attentamente. Devono trovarsi ancora nei dintorni. Thank you.
andate da quella parte! Non possono essersi allontanate così tanto! Da questo momento fa attenzione a non far rumore. Non appena ti darò il segnale, lascia andare la corda e vola dalla mamma. Il più velocemente possibile, hai capito? Sì, Maga. Andrà tutto bene. Non preoccuparti per me. Finalmente sei nelle mie mani, Ape Maga. Se te ne starai buona buona, non ti faremo alcun male. Quello che vogliamo è il tuo castello. Di lei. Grazie, Tignola. È forte, si riprenderà presto, non temere. Va a casa. Sei gentile, tornerò appena possibile. Raggiungi la tua mamma e non avere preoccupazioni, ti prometto che la curerò come se fosse mia figlia. Ti prego, falla guarire. Senz'altro, ma ora va. Non ti preoccupare di nulla, è in buone mani. Grazie di tutto, Tignola. Tornerò presto con la mamma. Arrivederci. Con l'aiuto della sorella, Maga era riuscita a salvare il regno di sua madre dall'incursione dei calabroni. Ma i guai non erano ancora finiti, perché alcuni traditori complottavano di rovesciare l'Ape Regina. Solo l'intervento di Maga poteva scongiurare un simile pericolo. に熱にうなされて、ママを迎えに行ったアヤの名を呼び続けるハッチ。優しく看病するがのおばあさんも、ハッチとママたちが早く会えるようにと祈るのです。しかし、遠くから伝わる不気味な地響きにおばあさんが気づいた時には、虫たちを巻き込みながら、まるで大地の怒りのように荒れ狂う竜巻が村を襲ってきていたのでした。来週の見出しの発地を、 お楽しみに母を訪ねて旅を行く雨に打たれて泣きたい時はママママどこにいるのママママ一目会いたいの僕